Se passerà il decreto sugli standard ospedalieri in discussione in conferenza Stato-Regioni, rischiano di chiudere 250 strutture sanitarie private accreditate e potrebbero perdere il posto 12.000 lavoratori, con una riduzione per i cittadini di circa 300.000 ricoveri. Ad affermarlo è Gabriele Pelissero, presidente dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata, alla presentazione a Roma del 10° rapporto AIOP sull'attività ospedaliera. Nel triennio 2012-2014 i tagli complessivi per il sistema sanitario nazionale saranno di 14 miliardi, di cui circa 12 a carico del comparto privato, avverte il presidente. Il pericolo presente nel decreto in discussione deriva dal limite fissato a 80 posti per acuti per le aziende private accreditate, che in questo modo non potranno scendere sotto questo parametro. Così ci saranno gravi conseguenze per i cittadini, come una decisa riduzione delle prestazioni dell'intero servizio sanitario e, conclude, un enorme allungamento delle liste d'attesa.